E questa, come spero avrete intuito, non è la mia voce. Ho deciso di utilizzare Google Translate perché odio la mia voce registrata. Quella che state per vedere è la mia performance. In questo momento vi sembrerà un po' statica, ma vi prometto che succederanno delle cose. Qualcuno mi tolga lo scotch dalla bocca. Abbracciami. Più forte. Grazie, grazie. Qualcun altro vuole abbracciarmi? Bello forte, eh? Grazie. Non puzzo, vero? Non puzzo, eh? Io non puzzo mai, io sono sempre profumata. Il che è forse collegato al mio problema. Io sono una che non suda e che quindi non puzza. Io non sudo neanche quando vado a correre. Perché sudano tutti e io non sudo mai? Se qualcuno mi vedesse sudare, penserebbe addirittura che possa essere una che, orrore, prova delle emozioni. Io non posso farlo perché altrimenti sembrerei debole. Ricordati, vita mia, soddisfazione mai a nessuno. Citazione Cinzia Marino, mia madre. Ho una scaletta precisa e devo rispettarla. Passo 1, gioia. Obiettivo, ridere così tanto da diventare un mostro. Voglio ridere in modo così plateale e rumoroso che il mio corpo sarà costretto a sudare, almeno un pochino. Io voglio l'alone sotto le ascelle sulle magliette grigie. Vita mia, ti mette inevitabilmente in una posizione di debolezza, perché permette agli altri di capire come possono avere un potere su di te. Ho una scaletta precisa e la rispetterò. Mostrerò alcune delle mie emozioni qui davanti a voi, fino a che non scaccerò definitivamente da me la paura di non espormi pur di non dare soddisfazione. A volte le persone mi parlano e dopo un poco mi dicono: ma mi stai ascoltando? Hai capito che cosa ti sto dicendo? Finché stremati mi urlano, ma almeno reagisci! No. Io non do questa soddisfazione. Io sto. Me lo ricordo ancora quando c'è stato l'annuncio della morte. Sono scesa in cucina. Mia madre stava guardando la televisione, si volta con una faccia scura e mi fa: è successa una cosa brutta, vita mia. La nonna, rispondo io. No, lei di te. Words, specially written a few days ago by Bernie Taupin. Era morto il nostro modello da seguire. Colei che più soffrendo per un matrimonio infelice, per una suocera un po' troppo scomoda e per chissà quali altre cose, era sempre composta. La più composta delle composte. Non ti scrivo nemmeno ciao. Non so come stai e mi manca saperlo. Che fai? Hai mangiato? Hai dei sogni? Voglio lasciarmi sorprendere dalla vita. Ecco. Auguri! A volte le sorprese possono essere anche disgustose. Camminare a piedi nudi sulla carta. Ecco. Per me tutto questo ha un solo...
equivalente. Il miele. No. A me mi fa schifo. E nel posto sta Thank you.